io vengo da Follonica, vivo a Milano dal 2000, io spero di portare la satira eccezionale veramente, anche molto, molto cattiva, deve colpire. Il vero problema, credo che forse non tutti sanno che cos'è la satira. Pietro Diomede! Il 2017 è iniziato da poco, ma ha già due date storiche. 20 gennaio, 4 febbraio. 20 gennaio, Donald Trump si insedia alla Casa Bianca. 4 febbraio, dopo 5 anni, una donna me l'ha data. Ora, io sono particolarmente coinvolto da questo evento, anche perché sono stati dei soldi ben spesi, ma stasera parlerò di Donald Trump, un imprenditore miliardario accusato di evasione fiscale, coinvolto in uno scandalo di natura sessuale, famoso per le sue uscite sessiste, razziste e omofobe, con dei capelli decisamente discutibili. Eletto presidente nonostante tutti giurano e spergiurano di non averlo votato. Ma dove cavolo l'ho già sentita sta notizia? Cioè, no, ora mi aspetto che mi fosse dire frasi tipo "You consent me, craibio" e a posto siamo. Ora, a parte gli scherzi, converrete con me che questa è stata la campagna presidenziale peggiore di tutti i tempi, che ci ricorderemo per una sola promessa elettorale, per giunta detta da Madonna, no? No, un mare di polemiche perché lei, in tono evidentemente provocatorio, ha promesso... Ha promesso un rapporto orale a tutti quelli, no, che votavano Hillary Clinton e tutti. Comunque, con il senno di poi possiamo ufficialmente dire che alla famiglia Clinton i pompini portano sfiga. Ora voi mi direte, ma perché? Perché parli di Trump? Tanto noi siamo italiani. Invece no, perché l'effetto Trump si è fatto sentire anche da noi. Cioè, per esempio, Matteo Salvini, no? È il più esaltato di tutti. Io non lo vedevo così eccitato dai tempi dell'ultimo coccolone a Umberto Bossi. Governeremo l'Italia col programma di Trump! Ecco, adesso arriva la parte più difficile, cioè spiegare ai leghisti che l'Italia Sud non confina con il Messico. E lì la vedo dura. Vabbè, comunque è andata, no? E mi ha colpito la fierezza con cui Barack Obama ha lasciato la Casa Bianca, no? Bello, tronfio, mi sono detto. Ma adesso Obama che farà? Che farà? Oh, ragazzi, va a vivere con la suocera, giuro, va a vivere con la suocera. Questo qui, tempo 6 mesi, gli dà indietro il Nobel per la pace. E infine vorrei dire la mia. No, vorrei farvi notare una strana coincidenza. Mentre negli Stati Uniti Donald Trump veniva eletto presidente, in Italia moriva Umberto Veronesi. E niente, alla fine ha vinto il cancro. Sipario! Pietro! Prego, Elio. C'è qualcosa che devi mettere a posto e secondo me la metti a posto solo con l'allenamento, nel senso devi metterti alla prova con un pubblico vero, come è accaduto oggi. Quindi io penso che tu debba fare un po' di pratica. Diego Battantuono. Non si può pensare di avere un testo che ha una struttura che funziona, perché la tua struttura avrebbe tutte le caratteristiche per mettere in piedi una satira e con delle risate. Solo che mancano le risate, manca una fluidità. Cioè è molto difficile fare questo passaggio. Va bene, grazie mille. Okay, perfetto. Arrivederci. Andiamo avanti.